E gli affissi non possono accettare. Il comune di Arese fa un'operazione, il consiglio comunale di allora fa un'operazione e l'unico atto deliberativo vero del comune di Arese in realtà riguarda una delibera del consiglio comunale che venne approvata all'unanimità, noi allora stavamo all'opposizione ma votammo insieme alla maggioranza di allora, e una delibera che chiedeva sostanzialmente la posizione sulla collezione e ribadiva quella sul vincolo perché è quella sull'archivio, in quanto, come diceva giustamente Andrea Vecchi, l'archivio era già vincolato a questo. Successivamente l'allora sindaco di Arese, con un atto diciamo unilaterale, se posso definirlo così, comunica con una lettera che la necessità che il vincolo dovesse essere esteso anche alla parte immobiliare e attenzione alle pertinenze dell'immobile, quindi non solo all'immobile in quanto tale ma anche all'area limitrofa. Quindi a quel tavolo, senza i comuni, quindi Regione Lombardia, Beni Culturali e Fiat, ci sono almeno tre problematiche. Allora, Fiat chiede, come si diceva bene prima, una deroga sul principio del vincolo, in particolare sulla collezione, su alcune auto, presenta un elenco di 8 automobili. E lo presenta a fronte del fatto che questa deroga sul vincolo consentirebbe di capitalizzare una parte, diciamo, dell'investimento, di recuperare una parte dell'investimento, e quindi a fronte di quello l'elemento di scambio, per dirlo in questi termini, diventa l'investimento stesso. Ora, questa è una cosa che fa tutti saltare sulla sedia, certamente noi per primi, e cioè l'idea di un'azienda che ha credo 20-21 miliardi di liquidità possa immaginare che questa sia la modalità con cui si arriva
a definire un investimento. Da parte sua, la Regione Lombardia propone che in realtà si possa costituire una fondazione all'interno della quale fare confluire, quindi la fondazione diventa il soggetto acquirente, in poche parole, di quelle automobili eventualmente svincolate che in qualche modo rimarrebbero in mano pubblica. Allora, è qui che nasce dentro la discussione la famosa ipotesi dei doppioni. Ora, per un purista mi hanno insegnato, perché io non dico che macchina ho se non mi faccio uscire su, ma diciamo che i puristi mi hanno insegnato che i doppioni non esistono in natura, nel senso che due oggetti fatti in due momenti diversi sono due cose diverse, diciamo, è filosofico, ma è così. Dopodiché, in questa discussione, beni culturali, nella discussione dell'ipotetico svincolo, dà un'apertura e dice sostanzialmente, beh, evidentemente ci sono alcune automobili, si contano su mezza dito di una mano, per non andare troppo in là, cioè rispetto alla richiesta delle 8 sostanzialmente su 3 automobili, che possono essere considerate dei doppioni e come tali possono essere annoverate tra quelle spendibili, vendibili, diciamo, che non tolgono il corpus, il filo rosso della storia dell'automobile. Ovviamente questa cosa, il tema dei doppioni, è qualcosa che per Fiat viene considerato un'apertura, ma che ritiene inadeguata e insufficiente. A fronte di quello, Fiat presenta questo, è già stato detto da Andrea Vecchi, l'ipotesi progettuale raccoglie molto del progetto De Meo, per quanto so, devo dirla anche in termini economici, nel senso che inizialmente si era parlato di un'ipotesi piuttosto ridimensionata rispetto a quella presentata nel 2008, non dico l'ordine di grandezza perché non è elegante, ma diciamo che sostanzialmente stiamo esattamente nello stesso ordine di grandezza, e quindi sostanzialmente Fiat ripropone un modello che ha la cortesia di venire dopo, di tornare al comune di Arese insieme al sindaco Palestra, vediamo, incontriamo i dirigenti di Fiat che ci illustrano questo progetto. Ora, la parola progetto è sempre un po' inflazionata, di fatto si tratta di un rendering anche ben fatto, insomma, di una che dice noi avremmo intenzione di fare questo. Però per fare questa cosa, quindi piuttosto interessante, il recupero del museo, la riapertura del museo a tutto tondo, ma con un intervento importante sulla parte immobiliare, l'idea di costruire una grande piazza coperta, insomma ci sono delle cose piuttosto interessanti in quelle ipotesi. Ci spiegano però che per poter fare questo restano aperti appunto i due problemi. Uno, lo svincolo delle automobili che possano servire a capitalizzare grosso modo a recuperare grosso modo il 20-30% dell'investimento. Può far sorridere questa affermazione che farò, però credo che abbia un fondamento, e cioè l'idea che attraverso, in una fase come questa di crisi piuttosto complicata e presente, che dal 2008 a oggi non ha certo risparmiato gli stabilimenti Fiat, questa idea che in fondo l'investimento importante per l'apertura del museo fosse fatto anche in quota parte recuperando proprio capitale, poteva essere un segnale di sobrietà. Il tempo di realizzazione dell'investimento, 12 di tutta l'opera, tra i 12 e i 15 mesi. 12-15 mesi quando ce la presentarono non era un fatto casuale, diciamo 15 mesi non era casuale, perché stiamo parlando grosso modo di novembre del 2013, e di conseguenza se fate i conti, insomma fate i conti per arrivare a maggio, ormai tutte le operazioni che si fanno su quest'area parlano di un timing che prevede maggio, poi non tutte ce la fanno, anzi molte di queste non arrivano, penso anche alle altre tipo di infrastrutture. Quindi ci sono state, a seguito di queste nostre pubbliche dichiarazioni, devo dire che il Comune di Arese non chiede solo di partecipare a quel tavolo, ma in quell'occasione fa una dichiarazione di disponibilità nei due sensi, cioè considera il progetto di massima, chiamiamolo così per amor di patria, diciamo, presentato da Fiat, così come la possibilità di intervenire in maniera mite, senza esagerare, garantendo alcune condizioni ben precise sui vincoli, la nostra disponibilità viene dichiarata pubblicamente. Noi facciamo un comunicato stampa, a seguito di questo ci sono due prese di posizione importanti, una in Consiglio regionale, una presa di posizione e un'interrogazione che chiede sostanzialmente qual è la ragione per cui, avendo avviato da luglio una trattativa, tavolo di discussione con Fiat e beni culturali, per quale motivo a distanza di 6-8 mesi, non so più quanto, i comuni non vengono coinvolti e non si sa qual è l'esito di questa discussione. Così come successivamente c'è una presa di posizione, quella del Consiglio regionale è bipartisan, viene fatta contemporaneamente dal Partito Democratico e Lega,
e così come c'è una presa di posizione pubblica, diciamo, in Parlamento, il 10 di febbraio Fiat presenta una nuova istanza al TAR per la richiesta del disvincolo. Il 10 febbraio è su settimana, oggi ne abbiamo 23, quindi 13 giorni fa. 13 giorni fa presenta una nuova istanza. Questo che vuol dire? Con tutta probabilità, ne do una lettura, come dire, da quello che a quel tavolo non c'è stato, con tutta probabilità non si è trovata l'intesa, adesso per poterla leggere così. E allora è chiaro che una presentazione di una nuova istanza, che in sostanza dice a Fiat, che in sostanza dice l'oggetto dell'istanza è il mantenimento dei vincoli, non mi permette di fare l'intervento progettuale che avevo in qualche modo dichiarato di voler fare, ancorché non fosse un progetto esecutivo, e quindi questo è il tema che mi danneggia, questo tema mi danneggia e mi impedisce di cogliere l'opportunità di Expo 2015. Vedremo cosa dirà il TAR. Il TAR può esprimersi sull'istanza, questa è un'istanza, come dire, una discussione immediata, a tempo circa un mese, quindi entro il 15 di marzo, a tempo per esprimersi, ma è del tutto evidente che questa nuova iniziativa non propende certo per un accordo. È del tutto evidente che siamo in una condizione per cui tra Fiat e Beni Culturali in particolare l'accordo non c'è ancora. Il tema vero è che i Beni Culturali confermano questa visione, e cioè quella di dire: noi non siamo nelle condizioni di modificare oltre il vincolo, quindi di liberare, per capirci, altre automobili. Temiamo che lo svincolo richiesto sull'immobile, togliere il vincolo sull'immobile determinerebbe un oggettivo rischio per la territorialità della collezione. Su questo ci sono, devo dirvi francamente, scuole di pensiero diverse, e quindi anche noi dal punto di vista con i nostri legali, abbiamo chiesto di approfondire proprio settimana scorsa il tema. Perché è del tutto evidente qual è il tema, se volete un po' strumentale, ma insomma quando sei a un tavolo di trattative devi considerare anche il tema degli altri, altrimenti non vai per casa. Il tema di avere un vincolo sull'immobile in quanto tale è posto da Fiat, e se io devo fare, lo diceva la direttrice, credo, la dirigente capo della Sassa, lo diceva lei, se vogliono fare dei lavori devono chiederci l'autorizzazione, poi noi glieli diamo, ma intanto ce la devono chiedere. Il tema che Fiat pone è che se io devo fare un intervento di ristrutturazione importante, parliamo di ristrutturazioni importanti, quindi se devo realizzare il progetto, immagino che dover chiedere costantemente l'autorizzazione ai beni culturali mi determini uno slittamento dei tempi, e quindi l'incapacità di poter arrivare all'appuntamento di maggio 2015 in tempo. Ovviamente questa dichiarazione può avere un che di strumentale, perché in realtà alcuni interventi possono essere fatti anche in maniera piuttosto veloce, però è una considerazione di cui tenere conto. Allora, se devo dirla così, la sensazione che abbiamo è che più che il vincolo sulle automobili, su cui forse la quadra, come dice qualcuno, si può trovare, il tema vero è il vincolo sugli immobili, e cioè l'idea che poi i dirigenti Fiat, come caratteristica, esagerano sempre un po'. Se io devo cambiare una guaina devo chiedere ai beni culturali, ci sta pure, ma non è forse questo il tema. Il punto vero è però che ci siamo fatti questa idea, se volete anche banale, che il punto di conflitto vero più che l'automobile, più che la collezione, sia l'immobile stesso, e cioè la possibilità. Ora Beni Culturali separatamente ci dice: sì, è vero che ci devono chiedere l'autorizzazione, siamo disponibili a fare un percorso comune, diteci cosa volete modificare, noi lo facciamo insieme, quindi il tema dell'autorizzazione c'è, e tuttavia loro potrebbero intervenire, questo è Beni Culturali che dice in maniera piuttosto veloce, dal punto di vista dei Beni Culturali. Quello che invece Beni Culturali dice, su cui insiste, su cui vi dicevo ci sono scuole di pensiero diverse, è il tema della territorialità: se io svincolo l'immobile perdo la collezione. Queste sono le due parti, queste sono le due condizioni che ci impediscono che impediscono evidentemente di arrivare al punto. Ripeto, chiedo scusa se lo ripeto ancora, noi abbiamo solo il dubbio, per questo abbiamo chiesto una verifica legale anche molto veloce settimana scorsa, che la territorialità dipende effettivamente solo dal vincolo sugli immobili, e cioè che invece, come esiste nei vincoli dei beni culturali, esiste una gradualità, cioè sia possibile
vincolare solo in parte anziché tutto, ma questo è un tema che qui sì tecnico, che chiediamo ai tecnici. I nostri obiettivi, nel senso quello che ci aspettiamo in questa fase, anche se è una fase in extremis, su quale evidentemente noi abbiamo la necessità di chiudere velocemente, altrimenti l'ipotesi va a farsi bene. A ricercare margini accettabili dalle parti sull'allentamento dei vincoli. Ecco, noi vorremmo affrontare questo tema non in termini, fatemelo dire, ideologici, mi si comprenda quando uso questo termine, vorremmo accettarlo in termini pragmatici, cioè accertato il fatto che la collezione non perda la propria territorialità e che possa passare un principio che per i beni culturali in parte è già passato, su quello che semplificavo, ma davvero in modo molto semplicistico, con l'idea dei doppioni, è chiaro che è possibile introdurre degli elementi di allentamento dei vincoli che consentano, come dire, a Fiat di andare più decisa in una direzione. Poi è chiaro che può essere un alibi, la dico così, perché si può chiedere l'impossibile per farsi dire di no, ma io credo che dentro una trattativa tu devi togliere l'alibi. E allora, se il tema è l'allentamento del vincolo, si discuta dell'allentamento del vincolo, non della sua opposizione. Definire la percorribilità della soluzione istituzionale, cioè la Regione Lombardia deve dire a un certo punto se quella proposta che ha fatto, come la finanzia, perché altrimenti noi rischiamo di passare, sono mesi che passiamo su questa discussione, ma devono dire come la finanziano. Allora, l'ipotesi che era passata nei cavi telefonici, perché ripeto, ci hanno convocato perché non ce ne stava che telefonare, era quella che in realtà il finanziamento fosse con dei finanziatori istituzionali, cioè con dei soggetti, come capita per molte fondazioni, che sono di natura privata e che di loro sponte, in nome di un investimento nella storia di questo paese, ci mettessero dei soldi. Ovviamente, siccome stiamo parlando di molti milioni di euro, si tratta di grossi investitori istituzionali. Allora, il problema è se questi investitori ci sono davvero, perché se no questa ipotesi della fondazione rischia di diventare, come dire, un altro fuoco di paglia. E fatemela dire, cogliere l'opportunità di Expo comunque sia. Ora, noi troviamo, detto che abbiamo dato un giudizio positivo sull'ipotesi che Fiat ci ha portato qui in comune, e detto che i tempi sono a questo punto davvero troppo stretti, è chiaro che se si va avanti qualche mese dobbiamo poter dire, forse tutti quanti, che se si vuole togliere l'occasione dell'Expo, il museo si può aprire anche così, magari con degli interventi che siano, come dire, anche marginali, importanti. Penso ai temi della sicurezza, il museo è nato nel 76, insomma, è del tutto evidente che la richiesta a Fiat di dire vabbè, noi siamo disponibili a fare le cose che ti abbiamo detto sopra, cioè troviamo la soluzione, ma se questa soluzione nei prossimi mesi non arriva, perché perdere una grande opportunità e ragionare sul dopo? Allora, questa è ovviamente una proposta che mi rendo conto complicata dal punto di vista della politica, della strategia dell'azienda, della strategia nel senso dell'idea dell'azienda, ma è forse molto più semplice dal punto di vista della sua percorribilità. E poi, vabbè, questo è lo spot finale, noi vorremmo andarci a questo tavolo, se ci convocano andiamo a dire la nostra, se non ci convocano, l'unica avvertenza però deve essere questa: non convocare le amministrazioni pubbliche può produrre un effetto che intanto decidi che cosa fai o cosa non fai, poi però devi venire sulle amministrazioni pubbliche a chiedere cambi di destinazione d'uso. E allora, siccome noi vorremmo che quel cambio di destinazione d'uso, qualora servisse, fosse necessario, fosse coerente con le cose di qui sopra, forse sarebbe meglio, per ragionevolezza diciamo, chiedercelo prima, perché poi diventa tutto estremamente complicato. Poi, come dire, il percorso della burocrazia pubblica, come sapete, è piuttosto lungo e complesso, forse sarebbe meglio anticipare i tempi. Io ho fatto la forse un po' lunga e chiedo scusa e mi fermo qua. Grazie. Ormai per fare quel progetto è stato dichiarato faraonico, però molto bello, non ci sono più i tempi per arrivare al 2015, quindi quello che noi auspichiamo è trovare un accordo subito con la casa per poter riaprire il museo, o così com'è, e comunque il Ministero dei Beni Culturali lo continua a ribadire da non so quanto tempo, si può aprire anche domani. Quello che ci preoccupa di più è proprio questa inversione di tendenza che l'azienda negli ultimi giorni ha portato avanti, probabilmente per non
essersi messa d'accordo, comunque trovato un accordo con il Ministero dei Beni Culturali, che comunque per noi non è sotto accusa perché ci sta proteggendo il nostro patrimonio storico, quindi la nostra storia industriale, perché è la storia industriale di questo paese, ci sta preoccupando molto, perché un'udienza al TAR dove un giudice comunque amministrativo che si vede un ricorso come quello che ha presentato Fiat Auto per, sia per la collezione che per l'immobile, non può fare altro che modificare il vincolo in senso peggiorativo, cioè lasciare o svincolare qualcosa. Detto questo, c'è un altro fatto che è un'indiscrezione che è venuta fuori venerdì, che l'udienza pare, dico pare perché non è stata confermata dal Ministero dei Beni Culturali, sia stata fissata per il 5 di marzo. Quindi noi abbiamo paura proprio. Quello che noi vogliamo, che tutta la collettività vuole, è riaprire il museo, perché non ha senso che tutti gli altri marchi hanno la propria storia, chi non ce l'ha se l'ha inventata, e noi che invece abbiamo la storia più bella del mondo, perché l'Alfa Romeo, ricordiamoci, è per tutti la casa automobilistica più amata di sempre, non può rimanere in una situazione di stallo così per ancora tanto tempo. Io ho chiamato e ringrazio Maurizio Sale. Maurizio Sale è un amico, è figlio di Enrico Sale, di Giuliano Urraghi, è un esperto automotive, lui ci ha aiutato tantissimo nei momenti, tra virgolette, di passione, non in senso buono del termine, in senso come la passione di Cristo, dove noi abbiamo sofferto tantissimo quando è stato chiuso il museo e tutti gli atti che ne sono usciti dopo, soprattutto quando la Fiat ha presentato il vincolo, e leggere quelle pagine veramente c'è veramente da avere paura. Ho chiamato Maurizio Sala per fare una panoramica su come le altre case automobilistiche competitor dell'Alfa Romeo hanno sfruttato la loro storia e le possibilità che anche la stessa azienda possa farlo con il marchio Alfa Romeo. Questa cosa mi piacerebbe anche farlo vedere all'azienda, proprio perché secondo noi, anche a livello tra virgolette di business, è una brutta parola ma comunque c'è, secondo me si sta perdendo una cosa grossissima. Prego. Grazie Andrea. Se parlo senza mi sentite? Perché? Buongiorno, sono Maurizio Sala, sono un amico di Andrea, perché sono qui a parlare di Alfa Romeo. È un DNA piuttosto del piscione, mio nonno era Giuseppe Luraghi, diciamo il presidente durante gli anni del grande sviluppo dell'azienda. Mio padre Enrico ha lavorato in Alfa Romeo, lui ci teneva sempre a dire che era arrivato prima del nonno, e ha lavorato per 25 anni in azienda, in Svizzera e in Francia, è stato direttore centrale anche in Italia, dopodiché ha aperto una concessionaria. Io avrei voluto fare un veterinario, purtroppo con un DNA del genere mi sono trovato nel mondo dell'automobile. Sono stato il più giovane concessionario della General Motors in Europa, ho rappresentato Opel, Saab e Volvo. Nel 2006 ho venduto la mia azienda e da allora collaboro con le case automobilistiche, quasi tutte, incluso il Fiat Group, nello sviluppo di progetti per le reti di rete. Parliamo di museo dell'auto, ma quale museo dell'auto? Che tipo di museo? Museo per appassionati, qui è un contenitore, uno va a guardare le macchine d'epoca, oppure per aggregare la comunità, come diceva l'assessore, oppure per vendere automobili, perché no? Oppure un centro polifunzionale che aggreghi la comunità e in più offra qualcosa oltre all'automobile. Sapete, in Italia si distribuiscono 96 marchi di automobili. Impressionante, in Italia. In Cina esistono 60 marchi di automobili, l'80% dei quali nessuno conosce. In Cina ce ne sono una trentina, in Brasile ce ne sono una ventina. Cioè, museo dell'automobile, dovrebbero esserci centinaia di musei dell'auto, quindi in realtà non è così. Nel mondo ci sono circa 250 musei di rilievo, escluse le collezioni private. E la parte del leone la fanno gli Stati Uniti con 33 musei, in Inghilterra, in Germania, in Italia 10 musei, perfino negli Emirati Arabi, a Macao, in Iran, dove si fabbricano automobili, comunque ci sono dei musei dell'auto. E i musei di marchi, cioè con questi circa 250 marchi di automobili prodotte, soltanto 45 sono coloro che hanno investito per realizzare un museo. Una cosa strana è per esempio Toyota, ha un museo in Giappone, ma poi neanche uno negli Stati Uniti, perché è un mercato molto importante, quindi questo fa già capire l'orientamento di qualche costruttore con il museo.
diverse realtà, ce n'è di tutti i colori. Ci sono dei musei focalizzati per lo più sulla storia del marchio, coniugato con la storia del paese, per esempio il Museo dell'Automobile di Torino è realizzato un po' così. Ci sono altri musei che offrono anche degli aspetti ludici, nel senso che coniugano un'esposizione di automobili a dei centri divertimenti. Per lo più i musei che hanno più successo, adesso ne vedremo qualche uno, sono quelli che riescono a mettere insieme un pochettino tutte queste caratteristiche. Quindi la storia, il core business dell'azienda, aspetti sociali e culturali, ma anche un ritorno sia di immagine che di profitto. Cominciamo la carrellata col museo Henry Ford di Detroit. Questo è un museo estremamente tradizionale, realizzato su un'area che è circa tre volte quella dell'ex area Faromir, per darvi un'idea. C'è un multisala con 10 cinema, ci sono centinaia di migliaia di pezzi esposti ed è annegato il museo, vedete questa è l'area del museo, in un parco tematico ciclopico nell'area di Detroit dove c'è veramente dentro di tutto. È un museo che parla di automobili, quindi la storia dell'auto, ma anche entra nel dettaglio della storia coniugata con la storia americana, quindi l'auto più veloce del mondo nel 1960, l'autobus sul quale fu arrestata la signora Spark, che era la prima signora di colore che si era rifiutata di scendere, l'auto su cui è stato ucciso John Fitzgerald Kennedy. Quindi ci sono degli approfondimenti anche nel settore dell'auto. Un altro museo interessante è quello della BMW, che non solo è un museo, ma è anche annegato in una struttura un po' diversa. È annegata nella struttura dove c'è la fabbrica, che fa parte del parco delle Olimpiadi del 1972. Quindi diciamo che è stato inserito in una realizzazione fatta per la comunità. È un museo straordinario, all'interno ci sono 5 ristoranti più una caffetteria, sì, non mica ristoranti del Piffero, questi sono i menù, tanto per darvi un'idea, e nella carta dei vini, che è questa, ci sono dei vini italiani che vanno dai 150 ai 300 euro, quindi sono dei ristoranti che permettono di avere del profitto, non solo, e poi destinati a tutti, chi vuole spendere poco, vuole spendere tanto, ce n'è veramente tutti. Ci sono diversi negozi che vendono i gadget, c'è un programma di eventi che viene realizzato insieme alla comunità, al comune, agli appassionati, alle scuole, e mese per mese ci sono vari eventi, la musica, gli stuntmen, raduni, bla bla bla, veramente una cosa impressionante. Il museo di per sé raggruppa circa 300 vetture ambientate, poi ci sono delle realizzazioni molto tecniche, ma una roba interessante è che costoro fanno anche del business, nel senso che dentro il museo c'è un negozio della BMW dove la gente può andare là, scegliersi la macchina, comprarla, e l'anno scorso soltanto di visitatori al museo hanno consegnato 76.000 automobili. Fate conto che l'anno scorso, in tutto l'anno, l'Alfa Romeo ne ha immatricolate in tutto il mondo di meno. Questi soltanto con i visitatori del museo ne hanno vendute 76.000. Anche loro hanno vinto il Traveler's Choice europeo. E fate conto che l'anno scorso è stato visitato da 2 milioni e mezzo di visitatori, e da quando è stato aperto sono stati 10 milioni di visitatori di questo museo. D'altra roba interessante è il museo dell'Audi, che è sempre più il customer service, un museo dove c'è una collezione estremamente importante. Audi, che praticamente è anche un po' complessa, perché prima era DKV, poi è diventata Auto Union, poi è diventata Audi, quindi un museo estremamente ben organizzato. Anche qui ci sono 4 ristoranti diversi, puoi andare alla caffetteria, puoi andare al ristorante un po' più bello, c'è un wine bar dove puoi sorbirti quello che vuoi, c'è veramente per ogni genere di utente, perché c'è l'Audi A1, ma c'è anche quello che compra la macchina da più di 100.000 euro, quindi vengono accolti un pochettino tutti. Dentro in questa struttura vengono presentate tutte le automobili nuove dell'Audi, cioè non esistono eventi realizzati all'esterno, promozionali, per la presentazione di nuove macchine, e anche loro hanno un centro di consegna e di vendita dentro nel museo. Fate conto che è stato realizzato apposta questo customer center dentro nella struttura museale,
che l'anno scorso ha consegnato 80.000 macchine. Fa abbastanza impressione. Questi contano l'aspetto ludico dei loro clienti, col fatto di coccolarli, eccetera, bla 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 bla, in più fanno affari. L'anno scorso sono stati 450.000 i visitatori, hanno 450 dipendenti, fra l'altro qui all'esterno non solo c'è un customer service per accogliere i clienti, ma ci sono anche delle strutture alberghiere esterne, Kempinski Hotel, ci sono 3 o 4 alberghi di altissimo profilo, ma anche alberghi meno bene importanti. Museo Mercedes è un pochettino più tradizionale, 9 piani, 160 pezzi, un sacco di robe all'interno, una collezione straordinaria, bla 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 bla. Ecco, è l'unico museo che ha un sito internet dedicato al museo, mentre invece tutte le altre case hanno il sito del museo inserito nel sito del marchio. Questo per farvi capire che per gli altri il museo non è solo storia e tradizione, ma anche business. Tu vieni nel mio sito, vedi le mie macchine e puoi anche vedere quelle usate, cioè quelle dell'epoca. Questi qua invece hanno un sito specifico per il museo. Anche loro piace moltissimo, l'anno scorso è stato visitato da 1 milione di persone. C'è il museo Porsche, un pochettino più tradizionale, bla 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 bla, il museo della Volkswagen, si chiama la Casa del Tempo, Zeithaus, che l'anno scorso è stata visitata da 1,3 milioni di visitatori. Cioè, sono cifre, fate conto che a Gardaland non ci vanno 2 milioni di persone. C'è il museo Peugeot, che è un museo ancora più diverso, qui sono circa 100.000 visitatori che vanno all'anno, hanno 600 automobili esposte, 300 moto, hanno un archivio di più di 5 km, però insomma a Parigi, ci sono anche tante altre attrazioni, quindi diciamo che è un po' in competizione con, e poi non è un marchio forse così appetito, così, anche se una volta la Peugeot la chiamavano l'Alfa Romeo delle persone meno abbienti. Museo Volvo, un pochettino più tradizionale, poi c'è anche chi un museo non ce l'ha. La Renault non ha un museo, ha un'associazione che si occupa di un museo storico dove espongono le Renault, ma non è della Renault. E allora cosa fa? Si inventa un qualcosa di diverso. La Renault ha inventato, soltanto per i possessori dell'R4, da 25 anni organizza il Rally Trophy 4, Renault 4, dove partecipano, è a numero chiuso, si accettano 1500 iscrizioni, tutti gli anni ci sono 1500 iscrizioni, e possono partecipare solo quelli che hanno fra 18 e 27 anni. In più, devono caricarsi la macchina di genere di conforto, genere per l'istruzione, quaderni, libri, eccetera, e fanno un ride che parte da Parigi tutti gli anni, e vanno in Marocco a distribuire questi oggetti ai bambini delle scuole locali. Quindi coniugano un po' di promozione su una vettura d'epoca con il business e la charity, la carità. Qualcuno malignamente dice sì sì, sta roba qua se la tengono nel caldo perché fra un po' arriva la nuova R4 e quindi loro ci faranno business. Può essere, però non hanno un museo, ma loro fanno qualche cosa per i loro clienti. Fra l'altro, la Renault non ha un museo, ma ha un capannone vicino a Vatilly dove sono state stoccate migliaia di automobili d'epoca Renault. Poi c'è chi un museo ce l'aveva e non ce l'ha più. La Sabbia purtroppo è fallita e aveva un museo molto interessante a Prolatan, con dei pezzi abbastanza unici, certo un marchio molto di nicchia, però abbastanza simile all'Alfa Romeo, perché Saab, pur essendo un'azienda che non esiste più, ha ancora un valore del marchio molto forte nel mondo. Saab ricorda sempre una macchina di sicura, con le alte prestazioni, non esiste più, però la gente il marchio se la ricorda. Questi hanno svenduto, cercavano di vendere il museo tutto in blocco, però alla fine non ce l'hanno fatta, e per cui hanno svenduto i pezzi qua e là negli Stati Uniti, depauperando un po' la città di Trollhättan, che aveva nel museo della Saab diciamo una delle maggiori attrazioni oltre le chiuse dell'acqua. Andiamo in Italia, ci sono vari musei, in Italia ce ne sono 10 ufficiali, poi ci sono tantissime collezioni private, magari dopo ne vediamo qualche dono. Il museo della Lamborghini, che vi ricordo è rientrato nell'orbita della Volkswagen, quindi anche questo museo
smantellato, invece la Volkswagen, che è la Zeithaus, dove fa del business, ha deciso di implementare anche i musei delle aziende che controlla. Un caso abbastanza interessante è quello del Museo Ferrari di Maranello. Sapete, la Ferrari, Fiat Group, se ne è riappropriata, ha ripreso a gestirla nel 2005, prima era in gestione un consorzio privato. È un museo dove ci sono dei pezzi bellissimi, meravigliosi, però è un museo che stranamente, non so se avete notato nelle recensioni di TripAdvisor, nei musei precedenti di critiche non ce n'è nessuna. E qui invece di critiche ce ne sono diverse, perché? Allora uno va a vedere e dice, ma forse i clienti della Ferrari che vanno allo shop e vedono degli altri utenti, turisti, così forse se ne hanno male, infatti le critiche vengono da costoro. E forse quindi non è sbagliato accettare tutti, ma incanalali in maniera diversa, come fanno quelli della BMW e dell'Audi. Il cliente dell'Audi segue un canale, il cliente curioso segue un altro canale. E poi è molto criticata la visita dello stabilimento, perché in realtà si svolge su dei pulmini dove è vietato scendere, non entrano nei capannoni e quindi nessuno vede niente. Però l'anno scorso hanno avuto 250.000 visitatori, che non è poco. Poi c'è una cosa strana, che il Museo Casa Ferrari, che è stato preso sotto l'egida di Ferrari direttamente, è stato inaugurato nei mesi scorsi, dove c'è la casa natale di Ferrari, al cui interno ci sono pochissime Ferrari, moltissime automobili, alcune delle quali non comprendiamo bene, sì, forse questa sì, ma in realtà con Ferrari non ci ha mai avuto a che fare, cosa c'entrino in questo museo. Però è un'esposizione di automobili, sarebbe anche interessante, Andrea, sapere da dove vengono. Comunque, Museo Casa Ferrari, anche questo, ha intanto delle visite molto scarse, non riescono a farlo decollare, però il problema è dato dal fatto che ci sono pochissime automobili all'interno, ci sono pochissime Ferrari, e quindi la gente che va lì si immagina una cosa e ne vede un'altra. Forse non è ben comunicato. Un esperimento molto interessante, che si collega un po' forse con quello che diceva l'assessore, è questo, il Ferrari World di Dubai. E in realtà questo non ha nulla a che fare con un museo, anche se all'interno c'è un'esposizione con dei pezzi stupendi. Però soprattutto ci sono 20 attrazioni, giostre di ogni genere e tipo, sempre dove al centro ci sta la storia della Ferrari, gli autovolanti fatti in Ferrari, il museo viene passato con dei carrellini, c'è l'autovolante più straordinario del mondo, che è un autovolante che passa da 0 a 100 all'ora in 2 secondi e da 0 a 250 all'ora in 4 secondi. Una sorta di grande Luna Park con il brand della Ferrari. Anche qui, diciamo, stranamente ci sono delle recensioni negative, dove però vai a cercare di capire, ma perché uno è andato lì a Dubai in vacanza, è andato là e non si è trovato bene, perché qualcuno dice, vedi, cos'è, un museo o un parco giochi? Non lo so, ma questo dipendeva dalle aspettative, perché è chiarissimo a tutti che quello non è un museo, ma è una sorta di Luna Park. Però si coniuga un po' con quello che diceva l'assessore, qualcosa inserito in un contesto, bla 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 bla, eccetera eccetera. Veniamo un po' al finale del mio intervento. Questa è l'Alfa Romeo negli anni, questa è la figura del museo, negli anni di produzione dell'azienda. Questa è una fotografia che ho preso io dalla finestra del centro studi della palazzina direzionale, 2 anni fa, mentre stavo facendo un lavoro, poi sono stato anche sgridato perché ho fatto delle fotografie, e è abbastanza impressionante vedere la differenza tra queste due foto. Vabbè, comunque, il museo dell'Alfa, non ho preso delle fotografie perché era inutile, lo conoscete tutti, diciamo che ha un sito annegato nel sito dell'Alfa Romeo dove ci sono 3 videate, quindi già questo vi dà un'idea di come viene vissuto da chi governa queste cose. Maurizio è una persona che stamattina si è alzato da Treviso unicamente per venire qua a parlarci, solo perché è interessato di parlarci e di farci un po' una fotografia di quello che succede, di come le altre case comunque considerano la loro storia. Quindi gli farei un altro applauso a Maurizio Sala. Per quanto
quanto riguarda il museo Casa Natale di Enzo Ferrari, una cosa che a noi artisti ci fa molto, e non sbaglio utilizzare il termine incazzare, perché è stato inaugurato nel 2011, solo pochi giorni fa è stato preso in carico dalla Ferrari, ma perché era un museo chiuso? Perché in pratica era successo che nell'anno in cui, come dico io, è stato chiuso il museo dell'Alfa Romeo, è stato inaugurato sia il museo, il nuovo museo dell'automobile di Torino, che hanno progetto non dedicandolo a Giovanni Agnelli, ma anche hanno speso e contrattato pesantemente con l'amministrazione nazionale dell'automobile di Torino, ma anche hanno inaugurato un secondo museo dedicato alla Ferrari a meno di 100 metri dalla Maserati, utilizzando per la maggior parte delle vetture del museo di Arese. Cioè, su 16 vetture, 7 erano del museo di Arese, autorizzati dal Ministero dei Beni Culturali, derogate più volte la presenza delle vetture Alfa Romeo, sono rientrate, infatti non ci sono più, quelle che sono rientrate al museo di Arese, perché il Ministero dice no, il museo, la loro casa ce l'hanno, le vetture dell'Alfa Romeo devono rimanere ad Arese. Se non hanno dato l'autorizzazione all'utilizzo, cosa è successo? Che se 7 vetture su 16, tra l'altro le più importanti per noi, le uniche Ferrari che noi consideriamo sono quelle anteguerra, abbiamo 9 vetture, non possiamo tenere aperto un museo dove comunque il biglietto costa 12 euro, per cosa? Quindi l'hanno chiuso, l'hanno riaperto adesso, l'ha preso in carico la Ferrari, hanno fatto l'inaugurazione poco fa perché era il compleanno di Enzo Ferrari, e pesantemente la FIA ci ha messo mano perché è stato ristrutturato completamente, adesso non è più dedicato alla Ferrari in sé, ma è dedicato alla vita di Enzo Ferrari. Quindi, ovviamente non avendo le nostre vetture, ha speso soldi, quindi questa che io dico, mi sento più preoccupato rispetto a un anno fa, perché non è che manca le disponibilità economiche, come diceva Giuseppe Brusa. Cioè, è come se mancasse la volontà, come per dire, noi non vogliamo nessuno tra i piedi, la Fiat, non vogliamo nessuno tra i piedi, noi della nostra cosa, perché purtroppo il museo è di proprietà di Fiat Auto, noi vogliamo, non vogliamo nessuno, vogliamo gestirci la nostra proprietà come meglio crediamo. È questo che a noi dà fastidio, perché comunque nessun costruttore sarebbe, tra virgolette, così scemo da non sfruttare la storia, il potenziale, il business che ne verrebbe fuori da un market, tutti quelli che abbiamo visto, è il migliore in assoluto, è quello più con più appassionati, l'hai detto tu, no? 47.000 sono gli appassionati possessori di Alfa Romeo in un mercato che noi non esistiamo da oltre 20 anni. È questo che dice, noi non esistiamo. Se l'Audi non esistesse in un paese, non ci sarebbero degli appassionati storici dell'Audi, perché non esiste, punto. Mentre in Alfa Romeo questa è la potenza del grande marchio, è per questo che gli artisti non possono e non si devono sottovalutare, perché così come tu stamattina hai preso il treno alle 5, ci sono migliaia di artisti che non aspettano, questa è anche una proposta che però adesso è già superata, perché dobbiamo aspettare l'esito dell'udienza del TAR, di quello che si poteva fare, e cioè quello di andare tutti insieme, di organizzare un raduno durante Milano Autoclassica, che si può sempre fare, ma dobbiamo sempre aspettare cosa decide il TAR a marzo, di andare sotto la regione per dire riapriamo il nostro museo, quindi con tutti gli appassionati che verranno dall'estero di Milano Autoclassica, la nostra idea da vagliare con tutti i club indistintamente, senza nessun marchio, infatti anche questa giornata io non ho messo nessun marchio dal proprio Milano, ma esclusivamente quello del patrocinio del Comune di Arese, proprio perché gli artisti sono uguali ovunque, quindi non ci devono essere distinzioni da questo lato. E vogliamo andare a chiedere alla Regione Lombardia, fisicamente ci vogliamo andare, per chiedere di, uno, coinvolgere, riaprire il museo coinvolgendo gli enti locali, in primis il Comune di Arese, che danno in prima linea su questo problema, e due, tutelare le nostre auto, basta, perché fanno parte della nostra storia. Noi abbiamo visto adesso dei musei che sono bellissimi. Io all'inizio ho detto, vabbè, però è vero, il nostro museo si respira aria anni 70, no? Quindi appena entriamo sentiamo quel profumo misto di olio, di cuoio che a noi ci fa impazzire. Io non lo cambierei di una virgola al museo dell'Alfa Romeo. È anche vero che così come adesso probabilmente ha dei limiti
strutturali per poter accogliere le migliaia, e oggi sono molti di più rispetto al passato, delle persone per il semplice fatto che oggi non lo possono fare, quindi mi viene voglia di andare a visitare, no? Perché dico sempre sì, ma il museo guarda che è stato aperto dal 76 al 2011, è sempre stato aperto, quindi perché proprio oggi non è possibile, sono già passati 3 anni, cosa facciamo per aprire il museo? Forse è facile avere fare così, avere la bacchetta magica. Noi il museo ci piace così com'è e può essere aperto già domani. Sappiamo benissimo che ci sono dei limiti per poter accogliere, però intanto adesso apriamolo. Poi tutto quel ragionamento che si può fare per svilupparlo, incrementarlo, magari creando in quelle 3 palazzine, ampliando il museo in quelle 3 palazzine, ma lasciando la sua struttura originale, perché comunque l'architetto che l'ha costruito ha fatto un'opera d'arte, è un museo che ha 6 livelli, tutti falsati tra loro, è un'opera d'arte. Era più uno, due così per poter vedere dietro. Accendete!